Allora? Si può sapere che cazzo ti prende? Io smetto. Smetti, ma non dire cazzate, dai. Ce la posso fare. Guarda che quelli ci danno roba sempre più raffinata e tu invece vuoi. Voglio innamorarmi di questa vita. Mi fai ridere, mi fai. Voglio andare al compleanno di mia mamma. Pulito. Pulito. E poi? Ho sempre il sax. Me la caverò. Oh! Oh, guarda che se smetti, ti togli dai coglioni! Pago il debito a quelli e sparisco. Pulito, che coglione. Mio padre invece, lui sì che era un vero artista. Sì, lui aveva proprio un bel lavoro, creativo. Credo che facesse il regista. Mia madre credeva che fosse lui mio padre, ma non ne era così sicura. Mia madre frequentava tanti uomini, praticava l'amore universale. Non posso dire con certezza chi era mio padre, questo no. Boh, non lo so. Professore, mi scusi, volevo farle qualche domanda in merito al test. Signorina, non è possibile in questo momento, sto per andare via. La domanda 3, ad esempio. Vede qui. Lei mi ha scritto che la mia risposta era fuori tema, ma non ho capito perché. Ricordo bene il suo test. Tra l'altro ci sono delle risposte anche abbastanza interessanti. E che adesso sto andando via. Magari ci rivediamo in un secondo momento. Certo. Magari più tardi? Più tardi? Sì, magari al bar, con più calma. Va bene. Perché no? A più tardi allora. Giving you your last warning. Se fallo da dietro! Basta, basta, non ce la faccio più. Esco. Ma stiamo vincendo, Antò, dai! Ma se siamo 20 punti sotto? Ehi, ragazzi! Oddio, Caterina! Grazie a Dio! Ci serve un sostituto, vieni a giocare. Ah, sì? Sì. Ma il basket femminile non era come il calcio per i ciechi, l'hai detto tu? Mamma mia, ti ho fatto una battuta, non si può più nemmeno scherzare! Ah! Ah! Fallo! Ah!